Nell'appuntamento odierno di 45 giri, buongiorno intanto a chi ci segue, avremo spunti per parlare davvero di molte cose legate ad un mondo che è quello dei radicali in particolare, ma anche dei radicali ambientalisti, dei radicali politici, dei radicali dalle guerre impossibili. Più o meno mi sento di poter introdurre così Vincenzo Di Nanna, che saluto e ringrazio. Grazie a te per l'invito. Ti ringrazio per averlo accettato e perché avremo la possibilità di parlare di tante cose. Penso sei molto più giovane di me, però insomma la vita radicale la conosci ovviamente molto, molto meglio di me. Abbiamo dato un titolo a questo spazio, mi dirai intanto se ti piace. La trasversalità è radicale, ovviamente è un verbo che dà informazioni precise sul ruolo dei radicali in Italia. Ti ci ritrovi in un titolo del genere? Oddio, le etichette, Walter, non mi sono mai piaciute, però devo dire che per le battaglie radicali diventa essenziale, fondamentale l'obiettivo. Sicché capita che se per vincere o per ottenere il risultato bisogna allearsi col diavolo, beh, io mi alleo col diavolo, senza poi andare nel dettaglio. Se c'è in Abruzzo un politico meritevole che ha fatto attività importante, allora io voglio ricordare che gli ultimi interventi pubblici che ho fatto sono stati a favore di Acerbo. Feci un comunicato stampa perché c'era stata una vera e propria rimozione della sua candidatura da parte della stampa locale e non solo. Ma per restare anche nel recente, e allora nazionale... i radicali che appoggiano un comunista, e questo per dirti, ma i radicali hanno anche appoggiato Berlusconi, lo hanno anche difeso di recente. Ma cioè, più che altro è Berlusconi che ha appoggiato i temi radicali e in particolar modo i referendum. Non il contrario, però dopo le cose le fa a metà, perché prima inizia, poi si perde per strada molte tu volte. Sei un avvocato, quindi uomo di legge. Quando Berlusconi ha sempre sostenuto la tesi secondo la quale c'è un accanimento giudiziario nei suoi confronti, Marco Pannella gli è stato solidale. Questa è storia recente. Devo dire che pure secondo me c'è stato un accanimento nei suoi confronti, c'è un quid pluris rispetto ai fatti, e questo è abbastanza frequente che si verifichi, soprattutto perché c'è comunque un intervento ormai dichiarato, neppure indiretto e nascosto, della magistratura negli affari, nella gestione della cosa pubblica. Tu come ti ritrovi da uomo di legge? No, io sentendo Radio Radicale stavo per strada, meno male che non abbiamo avuto, lo dico meno male, lo ripeto, come ministro della giustizia. A un certo punto si era parlato di Gratteri, avrei chiesto di cambiare cittadinanza per quanto mi riguarda, ma non soltanto come esponente del Partito Radicale, ma come avvocato penalista e come cittadino italiano. Come vedi, c'era da avere... si è radicali anche in queste affermazioni molto forti. Da questa angolazione devo riconoscerti coerenza e linearità, perché ti ho sempre conosciuto così, insomma, così sei rimasto. Sì, io poi non sei cambiato, insomma. Io ti voglio raccontare un episodio, perché eravamo un ragazzino, tu te lo ricordi meglio di me l'episodio, anzi la vicenda, la battaglia radicale sull'8-0. E lì fu la prima volta che riconobbi Pannella per il suo impegno e tutto. E una cosa che pochi sanno e pochi conoscono: all'epoca non ero radicale, sono stato sempre liberale, e negli ultimi anni mi sono iscritto al Partito Radicale perché ritengo che sia l'ultimo esponente, l'ultimo vero partito, se non unico partito autenticamente e schiettamente liberale rimasto in Italia. E, per il resto ci sono molti finti liberali, quello che sempre sostengo. E mi ricordo che la battaglia di Marco Pannella a Teramo in quel periodo, e il provvedimento di sequestro dell'8-0 che a quell'epoca che firmò, all'epoca era mio padre, era procuratore della Repubblica a Teramo. Fu firmato da tuo padre. Proprio da lui, e fu l'unica volta che i magistrati di allora, di quella generazione, non parlavano mai, neppure in famiglia, del lavoro. Non abbiamo mai capito chi votasse, e ancora oggi non lo so,
Però mi ricordo questa cosa dell'8-0 perché venne a pranzo, stavamo con noi, eravamo ragazzini, facevamo il liceo, e ci cioè, dice oggi è venuto a trovarti in studio Marco, in ufficio Marco Pannella, e che ti ha chiesto, che ti ha detto, ma niente, secondo me lì vogliono costruire una strada che dentro l'alveo del fiume, questi sono pazzi, allora quindi c'ha ragione Pannella, mi sa che c'ha ragione Pannella. Il giorno dopo sequestra l'8-0 e poi è scoppiato il Poi fra finimondo e variazioni, poi fu variato, il sì, fu progetto fu variato. modificato perché altrimenti oggi non avremmo distrutto l'alveo del fiume Tordino e saremmo rimasti ancora con problemi anche irrisolti, devo dire. Senti, per restare al mondo radicale, anche i più piccini, quelli che approcciano con la vita da poco, i giovanissimi, sanno che le battaglie dell'aborto e del divorzio hanno una sola firma. Resterà, secondo te, la firma radicale sull'aborto e sul divorzio in Italia l'apice, del successo conseguito in 30 anni o 40 anni di storia? Spero di no, spero che ci saranno altre vittorie da parte dei radicali e adesso soprattutto l'impegno è per la riforma della giustizia, perché le forze politiche attuali che sono attualmente al governo, è come se ci avessero ripensato. Io mi ricordo durante la raccolta delle firme per il referendum, dice, vabbè, ma questo sa, la responsabilità civile dei magistrati non è tema da referendum, perché dobbiamo far andare a votare i cittadini? Mica possono decidere i cittadini, decidiamo noi partiti politici, poi si è visto che marcia indietro che ha voluto fare l'attuale presidente del Consiglio Renzi sulla responsabilità civile dei magistrati. Sistemeremo la cosa al Senato per dire non passerà questa riforma. Questa è una cosa che veramente, veramente preoccupa. Tutti quei temi che sono stati, tema che poi sono stati portati avanti con i referendum ripetuti, anche quello sulla responsabilità civile, beh, dei magistrati, l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, adesso cioè Grillo scopre l'acqua calda quando lo inserisce nel suo programma elettorale, per noi c'è stato da sempre. E spero proprio che non si concluda il ciclo delle battaglie e soprattutto che si abbiano altre vittorie. Per la giustizia è una questione di vita o di morte, di sopravvivenza della legalità nei tribunali e nel carcere, che attualmente non c'è, è stata rimossa. Questo perché avvengono tante morti all'interno delle E di questo carceri. parleremo magari in una maniera un po' più diffusa fra qualche minuto, se sei Perché d'accordo. no? Perché io due parole su Marco Pannella voglio spenderle, no? Perché Io a sono parte che ho il molto. piacere di conoscerlo, credo, da 35 anni, ma è intramontabile, è incredibile la sua voglia di vivere e la sua vita eterna. A me piace vedere un uomo anziano, forse vecchio, continuare a credere in quel che fa così come se avesse 40 anni di meno. È un prototipo di vita da sognare per un comune mortale. Questo è quello che io penso. Non so tu che lo No, vedi e io lo ti frequenti dico vecchio solo anagraficamente. come dato anagrafico perché altrimenti ha la capacità, la spigliatezza, l'intuito di un ragazzino, come anche l'impegno che mette nella politica. Dei giovani adesso non si impegnano come si impegna lui, basta soltanto ricordare l'ultimo, per fortuna bloccato dalla telefonata del Papa, l'ultimo sciopero della sete che avrebbe intrapreso appena uscito dalla rianimazione dopo quell'intervento all'aorta, per cui ci sono persone che fanno mesi di degenza in ospedale per Lui prese un quell'intervento. caffè. 5 giorni dopo, 6 giorni dopo l'intervento, stava in Piazza Martire a fumare il sigaro e A a festeggiare il suo festeggiare il compleanno. suo compleanno. Quando mi arriva la sua telefonata 2 giorni prima, guarda, vengo a Teramo,
Per festeggiare il compleanno, dico, mi raccomando, fai partire dei comunicati stampa per rendere nota la notizia, ma la notizia era talmente grande che neanche serviva diffonderla. Il passaparola tra i cittadini, perché poi ha avuto un omaggio importante da parte di tutti i teramani. Insomma. Cosa ricordi di quella sua esperienza a Teramo, quando decise, tu eri giovane, però io, insomma... Sì, l'ho vista dal... decise di scendere in campo nella sua città, creò 7-8 consiglieri, se la memoria non mi inganna. Sì, un 12%, che di supera suffragio. Attualmente di 4 punti la resa elettorale dei grillini, che sembra che si sia smorzata, in particolar modo a Teramo poi. E lui da solo con la sua... discussa capacità, poi l'intuito, poi il parterre. Ma Marco Pannella poi è questo che ha. Virginio Bettini, grazie a Succimarra, Ivan Graziani, cioè ricordo grossi nomi. Una bella squadra. Anche a Riberto Grifoni, che è il radicale storico, e peraltro non fu eletto per pochi voti, cioè un bel drappello, un nutrito drappello di consiglieri entrò in consiglio. E lì ci fu il livello politico, non me ne voglia nessuno, tra quelli che precedettero e quelli che hanno seguito, ma il livello politico di quegli anni crebbe notevolmente in quella città, nella nostra città. Anche perché per la prima volta nella storia della città di Teramo c'è stato un periodo di opposizione, perché ancora adesso io non ho mai capito perché... In tanti anni, perché lì comunque adesso quando si va a votare a Teramo, si perdonami la mia opinione peraltro, si vota per, si sceglie il danno minore, non abbiamo, la stessa competizione, è stato un confronto tra i due candidati sindaco, tra due ex democristiani che appartengono a due correnti democristiani. Cioè, per non dire niente, perché io poi per i cattolici liberali li apprezzo, anzi, però per dire che nulla è cambiato e non si capisce dove inizia il governo della città e dove l'opposizione. Quindi questo c'è stato per la prima volta e per un bel periodo di tempo una vera opposizione. Giustizia, carceri, problema delle carceri, sono i due grandi temi di oggi dei radicali? Assolutamente sì. Qual è quello che senti più tuo? Ma il carcere è soltanto l'appendice più ignominiosa del sistema attuale, del sistema giustizia, dove c'è una illegalità totale, diffusa nell'intero sistema giustizia. È chiaro che poi nel carcere, dove si arriva a morti per pena, alle stragi, dalla strage di legalità, fa spesso seguito, come accade, e la storia ce lo ricorda, la strage di popoli, e quindi muoiono le persone. Laddove non c'è legalità, vengono comunque negati i diritti fondamentali, poi si arriva alla morte. Non pena di morte in Italia, ma morte per pena. Perché? Perché la pena viene eseguita in maniera non conforme alla Costituzione, alle norme per la salvaguardia dei trattati internazionali. La violazione della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è talmente ripetuta che ci porterà lo Stato italiano alla bancarotta se non si provvede. Perché è già stata sanzionata o ammonita l'Italia, vero? È stata sanzionata, potremmo dire che si tratta di una recidiva reiterata da parte dello Stato italiano, che però non si adegua a quella che è la normativa che ci impone, a quelli che sono i dettami dati dalla sentenza. Quando parlate di rimettere in libertà chi ha pene leggere, lo fate nel rispetto di chi deve restare dentro, che magari riuscirebbe a vivere in condizioni migliori secondo quella che è la vostra linea, o meno peggiori? Allora, l'amnistia. L'amnistia viene chiesta perché si è convinti del fatto che al governo convenga lasciare libera certa gente? No, non è questione di scarcerare o non scarcerare. L'amnistia serve per far venire meno quella situazione in cui attualmente la giustizia è letteralmente schiacciata, congestionata.
milioni di processi, e noi dobbiamo considerare che abbiamo perso nel 2013 più della metà degli investimenti che facevano gli stranieri in Italia. Perché? Perché una volta che il povero imprenditore giapponese, inglese, americano deve venire in Italia a recuperare un credito, lo può dar per perso. Questo a causa dell'eccessiva durata dei processi. Noi abbiamo la durata media di 9 anni, che è 2 volte superiore a quella europea. Questo significa un danno per l'economia nazionale che è quantificabile in oltre l'1% del prodotto interno lordo. Aggiungiamo la crisi economica, mettiamo questa macchina della giustizia assolutamente inefficiente e addirittura inutile, per non dire dannosa nei confronti per il cittadino, che poi comunque deve pagare tasse di iscrizione al ruolo, pagare l'avvocato per attendere anni e per ottenere una sentenza che più delle volte, se e quando arriva, è inutile, perché poi quella società ha cambiato denominazione, perché magari è fallita, perché magari non ha più beni. Quindi, si tratterebbe di azzerare un po' questo grosso macigno che pesa. L'amnistia non porta alla scarcerazione, quello che porta alla scarcerazione è l'indulto, perché incide sulle pene in espiazione. L'amnistia servirebbe soprattutto per rilanciare, per far funzionare la macchina della giustizia civile. Che dovrebbe però poi funzionare in una maniera diversa. Dovrebbe essere più rapida e più efficiente, però se abbiamo un arretrato di milioni di processi e con un numero mai insufficiente di magistrati, non ci si arriva. Non ci si arriva. Questo è lo scopo dell'amnistia per la Repubblica. Serve cioè per rilanciare l'economia prima di ogni altra cosa. Addirittura. Soprattutto. È stato quantificato, fin quando lo dicevamo che i radicali, quelli vogliono scarcerare i delinquenti, eccetera, eccetera. No, prima di tutto l'amnistia serve per questo. E poi una macchina della giustizia che non funziona, dobbiamo considerare che la gran parte dei reati in Italia rimangono impuniti, un buon 80%. Ci sono 150.000 prescrizioni. Mi stai parlando dell'80% di casi impuniti. Perché? Per non parlare delle prescrizioni. La prescrizione del reato. Cioè vanno oltre l'80% le prescrizioni, no, o sono nell'80%? No, le prescrizioni sono una percentuale altissima. Non so in che termini, però comunque se parliamo di centinaia di migliaia di processi che ogni anno si estinguono per prescrizione. E tutto questo verrebbe meno se vi fosse l'amnistia. Andremmo comunque a liberare le scrivanie dei magistrati da un peso e da un lavoro schiacciante che blocca la loro attività, e potrebbero anche meglio dedicarsi a perseguire i reati che adesso sono impuniti. Una giustizia che peraltro poi di fatto è diventata classista a tutti gli effetti, le carceri sono piene di poveracci, tossicodipendenti arrestati per la cessione di una dose, prima erano puniti tra l'altro in maniera severissima anche coloro che cedevano cosiddette, che coltivavano droghe leggere, e questo adesso per fortuna le pene sono state equiparate, ma potevamo avere casi di persone condannate a 6 anni di reclusione per la cessione di uno spinello. E poi abbiamo reati quali, ad esempio, uno per tutti, la corruzione, che di fatto non è più perseguita. Ci sono stati da questa angolazione, secondo voi, quindi no, avrebbero dei più progressi? Tempo. No, assolutamente no, la situazione è rimasta così com'è. E di più anche c'è, diciamo, la scelta dell'attuale governo, dell'attuale Presidente del Consiglio, di non fare riforme sulla giustizia. È una cosa dichiarata, apertamente dichiarata. Ed è lì che bisogna intervenire, secondo voi? Beh, sì, bisogna intervenire. Noi avevamo raccolto le firme anche per quelle piccole riforme che volevamo fare, piccole ma importanti, tramite il referendum, poi sono state dichiarate nulle dalla Cassazione, ne avevamo raccolte più di 500.000, oltre 120.000, non mi ricordo il dato preciso, sono state dichiarate nulle, non valide. Pure tutto questo formalismo che c'è stato da parte della Cassazione sulle 500.000, più di 100.000 sono state ritenute non valide da parte della Cassazione. Certo, è una situazione veramente preoccupante. Perché? Perché con la riforma con la crisi economica, con la giustizia alla paralisi, perdiamo competitività a livello
non solo a livello internazionale, e siamo fortemente svantaggiati. L'ennesimo caso di suicidio in carcere. Lì di Teramo, ormai, perché risale a qualche giorno fa, una donna straniera che si è tolta la vita. Ma insomma, ne ho letto un altro con un foulard nelle Marche, cioè voglio dire, non se ne viene fuori. Allora, il caso specifico non saprei che dire, però non mi stupisce. Non mi stupisce, abbiamo fatto anche molte denunce pubblicamente, conferenze stampa con l'intervento di Radio Radicale, anche un buon intervento alla stampa locale, ma è chiaro che poi il problema è di tipo politico nazionale, bisognerebbe attuare le riforme. Certo, si potrebbero già incominciare ad applicare ed escludere il carcere, o meglio limitarlo, solo i casi in cui, almeno per quanto riguarda le misure cautelari, cioè per chi non è condannato in via definitiva, limitarlo ai casi in cui è veramente necessario. Però la tragedia di questa signora, la vicenda di questa signora bulgara, non saprei che dire. Perché no, ma si incastona purtroppo in un anello piuttosto lungo che riguarda molto Teramo. Temo che Teramo abbia raggiunto un primato di tipo, triste primato di tipo nazionale. Appunto. Per percentuale di morti. Dico morti per pena, tra suicidi e persone morte perché non avevano cure adeguate, rispetto alla popolazione carceraria che non è particolarmente numerosa. Cioè, anche se anche lì c'è un sovraffollamento che supera la logica dell'accettabilità, lo dicono gli stessi sindacati di polizia penitenziaria. Soprattutto nella sezione femminile, c'è questa situazione di forte sofferenza. Pannella ed emissari del Partito Radicale più volte hanno sollecitato interventi anche e soprattutto su Castrogno, sul carcere di Teramo, ottenendo cosa, oltre all'interessamento dell'opinione pubblica anche a livello nazionale? Le denunce pubbliche fatte, anche l'interessamento da parte della stampa serve sempre, penso che tu su questo mi dia ragione, perché poi c'è più attenzione anche da parte dei sanitari, però non è che possono fare i miracoli, perché sono strutture inadeguate. Cioè a seguire, lì sono una percentuale altissima dei carcerati è affetta da patologie gravi o gravissime. E basti poi considerare una cosa, che secondo l'interpretazione ancora oggi prevalente in materia di differimento della pena per condannati in via definitiva, e la Cassazione ancora oggi ritiene che la patologia denominata depressione, poiché sarebbe una patologia è una patologia di carattere psichiatrico, e allora non darebbe luogo al differimento della pena, non si avrebbe quindi possibilità di scarcerazione, ma addirittura l'unico rimedio che prevede il codice Rocco, che risale agli anni 30, è quello del ricovero in manicomio giudiziario, che dovevano chiudere e invece sono rimasti aperti. Quindi c'è questa situazione paradossale, che una persona che ha una patologia che chiaramente non è curabile in carcere, che è probabilmente la causa principale delle morti per pena per ciò che concerne i suicidi, che però non è considerata meritevole di portare, cioè non conduce il magistrato ad adottare un provvedimento che verrebbe invece normale attuare, qual è per esempio la concessione degli arresti domiciliari. Questo però sarebbe un problema giudiziario più che un problema... Potrebbe già la giurisprudenza in questo modo aprirsi su questa interpretazione dell'articolo 147, siccome fa riferimento a grave, l'articolo 147 del codice penale, a grave infermità fisica. La patologia, qual è la depressione, ha una matrice psichica, dice dunque non si applica l'articolo 147 ai condannati in via definitiva, e invece si applica l'articolo 148 che prevede tra l'altro il ricovero in manicomio giudiziario. Questa è una situazione con la quale l'avvocato Di Nanna spesso si è trovato a combattere in un'aula di tribunale? Facendo anche ricorsi si trova l'escamotage, si trovano delle manifestazioni fisiche della patologia psichica, e questo salva a volte la vita al povero condannato. Cioè, perché anche la Cassazione poi ha detto questo, salvo che dalla patologia
psichica non emergano anche profili o ci siano in concomitanza patologie di matrice fisica. In questo caso dice sì, si può far ricorso al differimento della pena per gravi motivi di salute. Però se uno questo aspetto, diciamo, i riflessi, ma io dico, ma il tentativo di suicidio non è una manifestazione fisica? E quando ce ne sono due, tre, quattro ripetuti, bisogna attendere la morte? Morte per pena? Perché è successo, eh? Io ho letto, siamo nella strettissima attualità, una nota che riguarda la tua attività professionale, però è una nota che si incastona benissimo in questo argomento. Parliamo di Katia Reginella. C'è stato un comunicato, una nota da parte dell'avvocato di Nanna, nel quale dice la pena dell'ergastolo equivarrebbe, poi non è stata condannata all'ergastolo, con isolamento diurno. Con cioè una persona con ritardo mentale volevano sottoporla all'ergastolo con isolamento diurno, come dire, uccidere. Sarebbe una condanna a morte per pena, dice di Nanna, considerate le precarie condizioni di salute dell'accusata. Al termine del processo, credo sia stata condannata a 24 anni, se sì, non ricordo sarebbe male. Sarebbe il minimo per l'omicidio, concesse le generiche ed escluse due aggravanti che erano molto pesanti, che sono state invece ritenute applicabili al marito. Ecco, lei, non dico professionalmente, ma per il discorso che per il discorso che stavamo facendo, ti ritieni soddisfatto di questa condanna? No, assolutamente no. Devo dire che comunque la soddisfazione è quella di aver evitato una condanna che sarebbe equivalsa ad una condanna a morte per pena, se non pena di morte, perché una persona con ritardo mentale, sottoporla all'isolamento diurno, equivaleva ad ucciderla. Se quello era lo scopo, però non lo so. Fatto sta che comunque chi ha fatto quella richiesta spettacolarizzata di pena doveva quantomeno prevedere quali potevano essere le conseguenze e anche il fatto che poi l'avvocato potesse anche chiamare la stampa e cercare di interessarla. No, sono assolutamente insoddisfatto, perché io ritengo, e posso dimostrarlo, il problema è di superare l'impatto emotivo che c'è in questi processi, perché il bambino morto non si ragiona più. Allora vorrei fare un esempio che ho fatto in Corte d'Assise. C'è stato un momento in cui si è attenuata la tensione e i giurati hanno ascoltato. Allora, se mettiamo, facciamo questo esempio anche per i telespettatori. Esco da questa stanza, anzi, meglio, io mi trovo qui, perdonami l'esempio, ti do un ceffone. No, questo non accadrà, forse potrebbe accadere il contrario. Interviene, viene successivamente, Daniela che sta lì in regia, entra e dice: ma come, Vincenzo, hai dato uno schiaffo a Walter? Guarda, ti dirò, hai fatto bene. Hai fatto bene, adesso ti aiuto a fuggire, ti aiuto a procurarti un alibi, eccetera, eccetera. Ora, questa persona, Daniela, risponderebbe di concorso nelle percosse che io ho dato, verrò condannato a Walter, oppure risponde di favoreggiamento? Perché? Perché questa è la scena che ci descrive la procura con i suoi tre principali testimoni, ammesso per assurdo che vogliano essere, che si possano ritenere credibili, è questa. Cioè, di una condotta post delictum, di un'azione omicidiaria posta in essere in tutto e per tutto dal marito. Lei si troverebbe in un'altra stanza, apre quella porta e vede questa scena orribile. Ha uno scompenso, così come ne ha avuti altri, perché sono problemi, però pure lasciamo perdere gli aspetti di rilevanza psichiatrica, però dal punto di vista della logica e del diritto, quello non è un concorso di persone, a meno che non si riuscisse a dimostrare, cosa che non è stata neanche sostenuta, che io fossi sin dall'inizio d'accordo con Daniela, dico darò uno schiaffo a Walter, poi tu preparati con la macchina, scappiamo, poi mi dovrei pure procurare un alibi, anzi sei tu il mio alibi, siamo stati, che ne so, al mare insieme, quel giorno a quell'ora non... poi ci sono le telecamere, mi sembra... verrebbe visto tutto, però perdonami, quindi se questo... è un ragionamento che facciamo anche con un po' spiritoso, goliardico questo esempio, perché stiamo parlando di un ceffone. Se invece tocchiamo il tema che è quello dell'infanticidio, e allora lì come se si spegnesse, che se venisse meno il ragionamento, è come se i sentimenti finissero per prevalere sul diritto e sulle prove.
cosa che temo possa essere avvenuta. Quindi fermo questo aspetto, devo dire, soddisfatto relativamente per aver salvato questa poverina da una condanna a morte certa per pena, non soddisfatto per come è stato valutato e giudicato il fatto. Poi dietro ci sono i maltrattamenti in famiglia, c'è cioè la violenza reiterata da parte di lui, con intercettazioni telefoniche, con intercettazioni ambientali, in parte distrutte e contenute in altri fascicoli. Una brutta storia di mala giustizia, prima di tutto. E poi c'è proprio l'accanimento. Beh, già sentir dire in parte distrutti. Sì, perché poi nel 2006 vengono le lesioni sofferte dal primogenito Valerio. Lì, allora, in una famiglia non esiste la coppia assassina, questa è una costruzione giornalistica, è una costruzione fatta dalla Procura della Repubblica. Non so fino a che punto sia stata condivisa dalla Corte d'Assise, bisognerà poi leggere la motivazione della sentenza. Però questo perché poi questo vende sui giornali, la mamma assassina, la coppia mostruosa, la coppia di mostri. Beh no, la verità è un'altra, la verità è un'altra di una persona che subisce maltrattamenti per anni, e questi maltrattamenti sono consumati sia in danno dei figlioli sia in danno della moglie. Però vengono messi sullo stesso piano con l'imputazione e tramite, devo dire, un'operazione di vera e propria rimozione della verità, di furto di verità e giustizia. Perché? Perché se avessimo messo insieme i precedenti procedimenti, allora sarebbe uscita fuori la prova di un altro reato, che è quello dei maltrattamenti in famiglia. Voglio rendere noto un episodio poco conosciuto, perché era contenuta la prova di questo episodio nell'indagine del 2006 che è stata archiviata. E perché viene archiviata? Innanzitutto, lesioni gravi sofferte al primogenito, perché secondo una perizia disposta, anzi una consulenza medico-legale disposta dalla procura, le lesioni non sarebbe possibile dimostrare il carattere, la natura intenzionale delle lesioni. E verrebbe da dire, perché le lesioni colpose non sono reato, come hanno fatto a archiviarle? Chiudiamo questa parentesi. E quindi c'è questa situazione di vera e propria rimozione della verità, perché se avessimo messo insieme i dati che emergono, quindi la violenza sessuale la costringe ad avere un rapporto a tre con anche l'attuale cognato, abbiamo dimostrazione e prova del fatto, perché dico distrutte le prove, perché le intercettazioni del 2006 sono andate distrutte. Abbiamo solo i brogliacci, con una velocità sorprendente sono state distrutte. E io dico che sono state distrutte prove che avrebbero potuto essere poi utilizzate e scagionarla. C'è un episodio importante, volevo dire. Lei chiede al marito, il bambino si ritrova, siamo nel 2006, intercettazione a marzo, ambientali all'interno dell'abitazione. Lei chiede dei soldi al marito per prendere il treno e andare a trovare il figlioletto, che si trova ricoverato all'ospedale di Ancona in gravi condizioni di salute. Lui non le vuole dare i soldi e a un certo punto, così scrivono i carabinieri, sembrerebbe che la picchi e le dice: i soldi fatteli dare alla tua madre, eccetera, eccetera, perché ha timore di chiedere i soldi alla madre, perché poi i fratelli picchiavano la madre. Questa è una vicenda, un retroscena, un contesto sociofamiliare di grandissimo degrado. Riesce poi, ottenuto il benestare del marito, così verbalizzano i carabinieri che ascoltano, riesce a partire per Ancona con i soli soldi per il treno. Questo, diciamo, che è una miniatura di quello che poi è successo e succederà nel 2011. E se allora non vi fosse stata l'archiviazione, noi oggi non staremmo qui a parlare della morte del povero Jason. Questo diciamo, è lo scenario in cui dovrebbero essere collocati i fatti. E la chiave di volta, la chiave di lettura di tutti gli episodi di violenza è un reato che si chiama maltrattamento in famiglia, un reato di tipo abituale. Vengono sottoposti a violenza i minori e la moglie, processati tutte e due poi i coniugi, perché la coppia criminale faceva vendere anche i giornali, faceva più notizia. Questo è. In questa situazione di disagi familiari, di tragiche, no?
Il libero professionista, in questo caso l'avvocato Vincenzo Di Nanna, come si interfaccia? Si interfaccia da persona prima che da avvocato o riesce a scindere i ruoli che, insomma, credo non sia facile riuscire a tenere disgiunti? Aggiungiamo che c'era un altro aspetto a rendere ancora più difficile la possibilità di confronto e della possibilità di lavoro, il fatto che la signora purtroppo è affetta, la signora Reginella, da ritardo mentale congenito, ha dei disturbi. E siamo arrivati all'assurdo e al processo che diventa veramente un processo grottesco, io ho parlato di un processo grottesco con un esperimento con una cavia umana, perché dopo 2 anni di processo si scopre, e poi ti spiego come si scopre, lei era stata accusata anche per di un reato minore di danneggiamenti all'interno della cella, perché subito dopo l'ingresso del carcere ha uno scompenso, che poi sarà accertato dal perito nominato dal Tribunale di Teramo, che la riterrà totalmente incapace, quindi non imputabile, quindi assolta dal Tribunale di Teramo. Al che questa perizia la impugno e vado a sottoporre alla Corte d'Assise Macerata. Sono 2 anni che state processando una persona con un ritardo mentale con queste caratteristiche, e a quel punto la Procura della Repubblica, che fino a quel momento si era sempre opposta all'accertamento tramite perizia, non si opporrà più e quindi viene disposta. E la prima perizia fatta dalla Corte d'Assise di Macerata conclude per il professor Andreoni, che è il primario dell'ospedale di Ancona, il primario in psichiatria dell'ospedale di Ancona, conclude per la incapacità, per la non imputabilità, e afferma anche l'incapacità di partecipare al processo. Quindi bis, dopodiché a questo punto, dopo 2 anni di processo, avrebbero dovuto assolverla, e no, sa da rifare la perizia. Si dovrà rifare la terza perizia, su richiesta della procura viene disposta una terza perizia, il consulente d'ufficio esprime un giudizio alla Ponzio Pilato, dice ci sono le patologie, c'è il ritardo mentale, conferma tutte le patologie, dice non posso ritenere provato che al momento dei fatti la signora abbia subito uno scompenso. Perché dal racconto che mi fa, però stiamo parlando del 2014, i fatti risalgono al 2011, in 3 anni, sono passati 3 anni, dal racconto che mi fa io non trovo elementi che mi facciano ritenere. E peccato perché non ha letto gli atti processuali, che pure avrebbe dovuto leggere, peccato perché non ha letto, incredibile a dirsi, il diario clinico penitenziario. Cioè, questo terzo perito viene da Bologna, fa la perizia e non ha letto il diario clinico penitenziario. Dove sono dimostrati, dove sono provati, documentati tutta una serie di episodi di scompenso, di dissociazione mentale. Questi disturbi si vanno poi ad innestare su una base di ritardo mentale. È un assurdo, anche perché poi la si rimprovera di non aver difeso il figlioletto, sul presupposto non dimostrato ma di dimostrare che ci sia stata una sopravvivenza, sia pur minima, di qualche minuto, e quindi lei avrebbe concorso omettendo di soccorrerlo quando non è neanche certo se la morte sia stata o meno istantanea. Quindi è tutto un castello che, campato in aria, che speriamo possa essere buttato giù in appello, in Cassazione. Quindi è per questo che quando io chiedevo all'avvocato Di Nanna soddisfatto, non poteva che rispondermi non sono soddisfatto perché c'è stata proprio una rimozione, un furto di verità e giustizia. Ma anche questa terza perizia d'ufficio, cioè, come a dire, fin quando non arriva quella che dà ragione alla procura andiamo avanti, perché prima perizia d'ufficio totalmente incapace, seconda totalmente incapace. Io non ho avuto neanche un consulente di parte, per dire, la signora non se la poteva permettere. Mi ricordo che la prima perizia è andata senza che il consulente di parte abbia partecipato alle operazioni. Per me è stata anche una sorpresa e anche una conferma della bontà del lavoro e delle intuizioni. Però non hai risposto alla domanda. Riesci a scendere?
Riesci a scindere il tuo ruolo di professionista dal ruolo di uomo? In questo caso è molto difficile, perché? Perché però siamo comunque fatti di carne e quindi puoi anche immaginare quanto possa essere difficile non dar spazio anche ai nostri sentimenti. Certo, è quello che volevo però chiederti. Poi ma questo era il problema, così come anch'io ho subito un po' l'impatto emotivo della vicenda, immagino che forse ancora di più lo abbiano subito i giudici. E lo sforzo magari del difensore è proprio quello. Dinama cercare dice chi in un senso è in una direzione, chi in un altro. Nella direzione più sfavorevole, però è anche vero, è come se ci fosse stato un tira e molla in Camera di Consiglio, perché escluse le aggravanti, ed erano aggravanti pesantissime, l'efferatezza, certo, i motivi certo, abietti e futili, cioè, e quindi sembrerebbe che sia stata esclusa, però ritenute sussistenti a carico del marito, quindi adesso è mancato poco che escludessero il dolo di partecipazione, cioè il dolo di concorso nell'omicidio. Altra questione sarebbe poi quello che riguarda il post delictum, e lì gli elementi per una condanna io ce l'avevo messi in conto sin dall'inizio, a meno che non volessero ritenere, cosa che è stata dimostrata, però poi anche qui fin quando non è andata bene alla procura, le perizie sono state ripetute, è stata dimostrata comunque una condizione patologica così importante, ma del resto se noi prendiamo, faccio l'esperimento con la cavia umana, una persona già affetta da ritardo mentale, la sottoponiamo per anni a maltrattamenti in famiglia che prevedono anche il costringimento a rapporti sessuali con terze persone, tra cui anche l'attuale cognato, dopodiché la facciamo assistere anche a questa scena traumatizzante che più non si può, dell'uccisione del figlioletto. Beh, sfido chiunque, anche una madre forte e capace, e io penso che potrebbe avere anche una madre in quelle condizioni uno scompenso. Sicuramente se ha avuto un momento di passività, cioè che non ha reagito violentemente nei confronti del marito, ma possiamo capire il timore, possiamo capire lo scompenso, eccetera, questo però ci può stare. Scompenso può averlo chiunque, anche una persona, uno scompenso di tipo psicotico, certo, anche chi è sano di mente. Per effetto del trauma, volevo fare un esempio per le persone che subiscono violenza sessuale, le donne spesso che subiscono violenza sessuale, molte volte rimuovono il ricordo, e tant'è che lei non ricorda gli episodi di violenza sessuale, lei non ricorda la scena centrale di questo incubo, di questo brutto, orribile episodio. Cioè lei non ha un'idea e un ricordo lucido, sicché è stato veramente difficile poter, io ritengo, ed è stato affermato anche da un perito d'ufficio, nominato dalla stessa Corte d'Assise di Macerata, poi è stato smentito il suo giudizio, ma questo va da sé, che non ci fossero neanche le condizioni per partecipare coscientemente al processo. Cioè l'avvocato diventa in questo caso non soltanto il difensore, ma anche un curatore speciale, non nominato, ma di fatto ho dovuto operativo con quel ruolo. Operativo, tanto che per risparmiare quello che sarebbe stato lo scempio di un esame in dibattimento con una persona con quelle condizioni, perché poi il problema del ritardo agisce soprattutto sulla capacità di logica e di concettualizzazione, non sono chiare a questa persona quali sono le conseguenze di una determinata azione e come fa a essere capace di partecipare al processo. E certo che è stata, secondo me, anche il verdetto e anche la Camera di Consiglio così a lungo durata, l'esclusione delle due aggravanti e le concessioni della generica mi fanno pensare un po' a un compromesso, cioè non potendolo assolvere completamente, però hanno voluto scavare un solco incolmabile tra le due posizioni, perché tra i 20 anni, 25 e l'ergastolo con isolamento diurno passa, la differenza che passa è quella tra la vita e la morte, e poi è ancora solo il primo grado, insomma. Ed è per questo che chiedo all'avvocato Dinama, abbiamo purtroppo solo 3 minuti, ma hai avuto la possibilità di parlare con Katia dopo la sentenza? Non ancora, ma lei lo vive come se, in maniera comunque anche traumatica per il processo, è un
un trauma al processore, è per questa persona, una persona in quelle condizioni di mente, è una sofferenza, è un motivo di sofferenza. In questi anni come l'hai vista? Peggiorare, migliorare? Spesso, allora, ci sono stati 5 mesi in cui lei non si è occupata affatto, non si è preoccupata affatto della sua difesa, affidandola all'ufficio. Di fatto al marito, poi domina un avvocato che poi era una civilista, per carità, bravissima, però un processo del genere. E quindi si ritrova a seguire a ruota la strategia folle e demenziale del marito. Sosteneva l'incidente domestico, ma come se i bambini cascano così, quando mai si è visto. Cioè era una cosa che non aveva alcun senso. Però è anche un fatto, soprattutto, io ritorno a dirlo, di mala giustizia. Perché prima il tentativo di farla condannare ad una pena che sarebbe stata letale, del gas con isolamento diurno, e che dire poi delle modalità di conduzione dell'interrogatorio per il quale abbiamo fatto ricorso alla Corte Europea per la violazione dell'articolo 3, interrogatorio tortura, cioè un trattamento inumano e degradante consistito nel fatto che, contro la volontà dichiarata di lei, ed è una persona affetta da ritardo mentale, lei dice: non voglio mimare la scena di mio marito che uccide, e invece questo è quello che devi fare, afferma il pubblico ministero, c'è la registrazione e anche il video di quello che vi racconto, e allora le mettono in mano un bambolotto e le fanno mimare la scena, la condotta omicidiaria posta in essere da lui. Durante l'interrogatorio si sentirà male, incomincerà a dire: mi fa male la testa, e si è dovuto sospendere. Per questo la signora Reginella è andata a dito, tramite l'avvocato ovviamente, la Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, che si esprimerà. Uno spezzone del processo è andato a finire a Strasburgo. È vero, è chiaro che poi ha un peso anche, perché se poi la Corte Europea dovesse condannare lo Stato italiano, ma che vergogna, anzi devo dire che è finalmente, meno male, uno squarcio rispetto a quello che era, diciamo, l'impostazione giustizialista, la mamma assassina, eccetera, è venuto proprio, e nella possibilità di comunicare con la stampa, proprio dopo che è stato reso noto questo, il contenuto, sia pure in parte, perché una parte non l'ho resa nota, il contenuto di questo ricorso. Avvocato. Quel accoglimento porterà, ovviamente, sarebbe anche un precedente giurisprudenziale importante, perché in Italia, qui un'altra volta una battaglia dei radicali, eccetera, l'Italia è uno dei pochi paesi, pensiamo a noi, il nostro caro Papa Francesco, tra le prime cose che ha fatto, l'abrogazione dell'ergastolo e l'introduzione nell'ordinamento del Vaticano del reato di tortura, e non abbiamo una tutela per questo tipo di, e possono esserci tecniche di interrogatorio che vanno a violare la dignità, la libertà di autodeterminazione della persona, e quindi configurare un'ipotesi di trattamento inumano o degradante paragonabile ad una vera e propria tortura. Se poi a questo si aggiunge quali erano le condizioni mentali della signora, allora il quadro è completo. Ad ogni buon conto ho mandato tutti gli atti alla Corte Europea di Strasburgo e vediamo che succede. E noi seguiremo gli eventi. Mi spiace, ma il nostro tempo a disposizione è scaduto, è stata come sempre una chiacchierata costruttiva, credo anche interessante. Avremo la possibilità di risentirci, magari di creare uno spazio ancora più articolato su uno dei casi di cronaca peggiori della nostra zona, dico peggiore proprio perché è drammatico. E ringrazio Vincenzo Di Nanna per essere stato grazie ospite a te, di Super J. Grazie per l'invito che ho sempre accettato volentieri. Buon lavoro, in bocca al lupo, e ci risentiremo presto. Super J tornerà a proporsi con puntualità cronometrica domani. Grazie, arrivederci.